Oggi vi porto al Decathlon di Padova per farci consigliare 4 prodotti più un accessorio fondamentale per chi, come me, pratica trail running ad ogni livello. Ciao, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me al Decathlon di Padova per andare a sbirciare un po' nell'abbigliamento per il trail che Decathlon offre a noi appassionati di trail. Ma perché vi porto al Decathlon? Perché sui colli ho conosciuto Enrico Bertoni, grande atleta, e ho scoperto essere anche responsabile Trail Italia per Decathlon ed Evadict. Quindi andiamo a conoscerlo. Ma prima facciamoci un giro dentro il negozio. Ovviamente mascherina per rispettare tutte le norme, e arriviamo nella corsia del trail dove troviamo già Enrico. Ma non vi ho detto perché sono venuto qua, perché Enrico mi ha invitato a vedere un po' dei prodotti. Molte cose già le uso, ma ci sono tante novità, e quindi vi presento Enrico Bertoni. Ciao ragazzi, ciao Luca. Ciao Enrico, grazie per l'invito. Allora, come dicevo, mi ha invitato, ci siamo conosciuti sui colli correndo, mi hai visto in qualche video. Esatto, sui social. Esatto, esattamente, con queste mascherine facciamo fatica a parlare, ma non importa. Ci sarà un momento in cui andremo sui colli che magari saremo senza mascherina. Ma magari, sarà veramente bellissimo. Riusciamo a farci vedere bene in faccia. Esatto, quindi oggi con Enrico avevamo pensato di vedere 4 prodotti più uno che vedremo alla fine, che comunque è fondamentale per chi pratica trail sia a livello amatoriale, ma sia come lui che è molto forte magari e anche chi vuole solamente iniziare. Quindi vedremo 4 prodotti partendo dal basso, quindi vedremo un paio di scarpe, sì. Vedremo dei pantaloncini, una maglietta, qualcosa di vestizione, zainetti, cose del genere. Ma adesso cominciamo, ovviamente tutto anche per le donne, chiaramente uomo e donna, perché comunque il praticante è sia da una parte che dall'altro. Assolutamente. E chiaramente Evadict copre tutti i bisogni dell'utilizzatore, quindi dalla scarpa all'abbigliamento all'accessorio come lo zainetto, la flasca e quant'altro. Esatto, ma Enrico giustamente ha detto Evadict. Non tutti sanno che è il nuovo marchio by Decathlon per il mondo del trail, per i malati come me, te. Esatto. Assolutamente. Quindi adesso ci spostiamo dalle scarpe e incominciamo a curiosare un attimino. Quindi Enrico, come dicevamo, marchio nuovo Evadict. Spiegaci in due parole cosa significa e qual è la filosofia che c'è dietro, perché Decathlon non fa niente a caso. Assolutamente sì. Evadict è il brand, come dicevamo, per il trail running by Decathlon. È l'unione di due parole in particolar modo. Esatto. Eva significa evasion. Evasione, perché esatto. Il trail running è libertà. È libertà, siamo assolutamente. Tutti noi cerchiamo di trovare la libertà, la possibilità di fare qualche chilometro in mezzo al verde. In mezzo alla natura, in mezzo al bosco. Assolutamente. Per quanto riguarda invece DICT, sta per addiction, quindi questo sport, lo sappiamo bene, crea dipendenza grazie ai suoi percorsi stupendi, alle sensazioni di fatica, di divertimento, di competizione che si possono trovare durante un allenamento o una gara di questo sport. E visto che chiamavano Luca per i roller, non sono io, ripetiamo velocemente, quindi la parte di, diciamo, proprio di essere coinvolti da questo sport, quindi evadere, essere coinvolti e entrare nella natura. Bravissimo, corretto. Quindi partiamo dal basso, dalle scarpe. Cosa ci fai vedere, Enrico? Allora, prima di tutto la scarpa è fondamentale sia nel running che nel trail running. Assolutamente. Ci sono tre fondamentali, diciamo, promesse che bisogna incontrare su una scarpa da trail: l'ammortizzamento, la stabilità e la presa e l'aderenza sul terreno. Chiaramente quando vado a fare trail running posso incontrare qualsiasi tipo di terreno, dal fango, la neve, la roccia. L'abbiamo visto in qualche video che è asciutto, dopo 3 secondi ci troviamo in mezzo al fango. A fare sci di fondo anziché sci di fango. Esatto, sci di fango. Ci sono tantissime scarpe, ma Enrico si concentrerà su una. Qual è, Enrico? Eccola qua. Questa rossa. MT Cushion. Allora, Decathlon e Evadict lavorano per creare chiaramente una vasta gamma di prodotti dedicati al neofita, al praticante regolare, perché no, all'esperto. Quando parliamo di praticante regolare può essere quello che corre un chilometro, come 80, come 120, come oltre i 120 km, esatto, con le ultra trail. Oggi vi racconto in maniera molto rapida e sintetica
un prodotto nuovo, arrivato l'anno scorso, che è la MT Cushion, una scarpa con il massimo del comfort e ammortizzamento dato grazie a questa intersuola Caresol, quindi una suola molto morbida e che garantisce chiaramente comfort in discesa soprattutto. Scusa Rico, la progettazione in Decathlon è tutta interna, esatto, quindi mi raccomando. Progettazione e creazione chiaramente con le nostre equip in Francia di Evadict. Battistrada con tacchettino da 5 mm invertiti e distaccati. Belli. Che permettono massima aderenza e presa, quindi una bella qualità a livello sia di gomma che chiaramente di tessellatura. Inoltre ha un inserto più denso della schiuma sul primo metatarso per garantire massima stabilità chiaramente. E anche un po' di protezione. E un po' di protezione. Assolutamente. Tallone largo, mezzo piede largo, pianta larga per bello. Dare massima stabilità al trailer che corre in discesa, che vuole farsi anche una salita bella aggressiva senza mai perdere l'aderenza. Poi bel colore anche e sono leggerissime. Peso, siamo sotto i 300 grammi, particolarità, droppa 4 mm per chi vuole veramente divertirsi su tutti i percorsi nel bosco in natura. Poi le scarpe sono assolutamente da provare, sono personalissime, può andare bene a me, può non andare bene a Enrico, può doverne utilizzare un'altra, un altro marchio, ma questa è un'alternativa e una proposta validissima ad un prezzo ottimo. Quindi benissimo, in descrizione vi metto il link alla pagina Decathlon, così vedete. Fantastico. Tutti i dettagli, poi vedo se riesco qua in alto, vi metterò anche i prezzi delle locandine e poi alla fine facciamo un conto della spesa, facciamo un conto della spesa che ci sta sempre. E passiamo a cosa? Maglietta, scendiamo. Quindi adesso arriviamo alla maglia, tante scelte anche qui ovviamente, ma noi puntiamo un prodotto, ok? Un prodotto che è anche questo, un prodotto nuovo, arrivato quest'anno, una t-shirt con un tessuto molto tecnico, traspirante, un tessuto che limita le irritazioni da sfregamento, con un inserto in silicone sulle spalle per permettere allo zaino di rimanere bloccato durante la corsa. E anche traspirazione sotto le ascelle, perché io sudo, lo sapete, come un cammello. Veramente fantastica, un design molto semplice con un richiamo alla montagna e al bosco per tutti gli appassionati. Vestibilità comoda, non è né attillata né regular, stretta. Esatto, non fit, non aderente, e quindi può metterla chiunque, sia per farsi una corsetta nel bosco sia per farsi una corsetta su strada. Garantisce il comfort e la traspirabilità nel periodo estivo. Poi nessuno vieta di prendere quella con la cerniera più attillata, con la taschina da veri pro, un tessuto un po' più tecnico. Esatto, però diciamo che questa per iniziare è già una gran bella cosa, ma non solo per iniziare, queste sono maglie simili a quelle che uso io, ne ho anche molte di Decathlon, questa è quella Evadict, però figata. E qua di pantaloncini ce ne sono veramente di tutti i gusti, però ci fai vedere un prodotto nuovo. Esatto, pantaloncino nuovo, questo qua è il classico cosciale da trail running, ce l'abbiamo anche in versione tessuccino figo, short largo e short con anche all'interno il cosciale. Questo è il cosciale aderente con un tessuto veramente tecnico, come diceva Luca, traspirante, limita le abrasioni e ha comunque un bel sostegno muscolare. Mille taschine, cerniere. Esatto, la differenza da un pantaloncino da running a quello da trail è il fatto che abbiamo molte tasche per poter trasportare la propria flask, il proprio telefono, le barrette. Esatto, io ho questi qua senza cosciale interno e mi trovo bene anche per lo sfregamento, non mi danno assolutamente fastidio e ragazzi costano 20 euro, 19,99 euro, pazzesco, bellissimi. Fantastico. Bello anche al tatto, qua tutte le regolazioni che servono, bello. La taschina dietro è veramente ampia, ci sta sia una flask da 250 ml, sì, sia un telefono. Quindi allenamenti brevi anche senza zaini, senza niente. Chiavi della macchina, tutto quello che uno preferisce da trasportare, anche il materiale di sicurezza, perché ricordiamoci che correre all'interno del bosco, magari anche da soli, bisogna stare attenti a tutte quelle che sì, sono le accortezze di sicurezza. Può essere il telefono, assolutamente, può essere il fischietto che possiamo trovare anche nello zaino, ma uno magari non c'ha lo zaino. Il pacchetto di fazzoletti, riportateveli a casa i fazzoletti. Bene, dai, passiamo a. Ritorniamo un po' in alto e passiamo a un accessorio importantissimo. Assolutamente sì. Siamo qui quindi reparto, possiamo ecco, definirlo accessorio anche se in pratica ormai è un abbigliamento, è un capo d'abbigliamento. Bravissimo, qua parliamo del gilet, questo è un gilet 5 litri
che è la capacità totale del zainetto. In realtà lui può portare due flask da 500 ml che potete trovare qua, eccola qua, flask, e quello morbida, è proprio spettacolare. Il quinto accessorio di cui parleremo dopo, la flask morbida, utilissima da inserire negli zainetti o anche quella piccola nella taschina posteriore del pantaloncino. Io con quella piccola ci ho preparato una maratona, perché comunque poi le fontanelle sull'asfalto si trovano molto spesso. Questo è veramente figo. È bello capiente, come dicevamo, due flask, poi puoi portare tutti quelli che sono gli accessori dedicati al praticante di trail running, sia in gara che in allenamento, dalla giacca alla lampada da affrontare, al cappellino, al telefono stesso. Qui nella tasca davanti ci sta anche il telefono. Si regola con le cinghiette davanti, quindi diventa agile, non si muove di un millimetro. Guardate, il mio primo zainetto è stato un Decathlon. Ora ho un altro gilet più grande di un altro marchio, ma veramente questo lo usano un po' di miei amici e si trovano veramente bene. Bello, bello. Cosa aggiungere? 175 grammi, comunque leggero. Si può aggiungere la faretra per poter portare i bastoncini. Chiaramente, essendo uno zainetto, un gilet, scusate, da trail, si utilizza tendenzialmente su distanze corte o su percorsi anche molto veloci, dove non per forza ci serve il bastoncino da trail. Dietro c'è anche una bella tasca che possiamo utilizzare per mettere una giacca, qualche accessorio, qualcosa. E quant'altro, o anche eventualmente un panino con la salsiccia, perché esatto, ci può sempre ottimo stare. Ci sono anche altre dimensioni, ma il gilet, bravissimo, è più bello. Il gilet 5 litri, diciamo che è quello che è più utilizzato per le distanze di allenamento. Bello, bello, bello. O anche di gara. Bello, bello, bello. A crescere. €29,99, ok? Con tutta la tecnologia che c'è per progettare una cosa del genere, che è veramente fatto su misura, veramente varie misure, ovviamente prendetela un po' giusta, perché dopo si possono allargare, come tutti ovviamente, correndo con il peso si possono muovere durante la discesa soprattutto, e quindi di conseguenza può essere fastidioso avere magari la flesca che si muove, che si avvicina al mento, e non è tanto piacevole, no, è poco scomoda. Cinghie che si possono regolare sia per stringere tensione. In tensione, e sia anche a livello di posizione, quindi comodo. Magari anche per una donna che magari ha un po' di seno può eventualmente regolarsi, spostarlo in base alla propria dimensione del petto, stessa bello cosa per l'uomo. Quindi assolutamente massima, diciamo, d'utilità anche per questo zainetto qua. Perché no, mi rivolgo anche a tutti i runners che fanno i lunghi su strada, può essere un bel oggetto, un bel prodotto da sfruttare durante i lunghi in preparazione di una maratona, soprattutto durante il periodo estivo, con le classiche maratone di autunnali. E quindi, diciamo, come accessorio bonus andiamo a vedere proprio quello che serve per riempire queste taschine, la flask morbida. E quindi dicevamo, abbiamo visto quattro prodotti: scarpe, pantaloncini, maglietta e gilet, ma il bonus, soprattutto adesso che arriva caldo, siamo ormai a maggio, è sicuramente la flask da poter utilizzare nel gilet. Da poter mettere quelle piccole nelle taschine dei pantaloni, o perché no, quelle piccoline anche da portare a mano, nessuno ce lo vieta. Sì. Hanno il gancetto, l'elastico, esatto, da inserire il dito, l'indice o il dito con il quale siete più comodi, e portarvela dietro nelle vostre corse rapide, veloci, all'interno del bosco. Il bello delle soft è che man mano che si svuotano bevendo, perché hanno un beccuccio tipo biberon, ok, si sgonfia, quindi l'acqua non balla mai, esatto, quindi sempre meno ingombro. Io le uso sempre. Qualche consiglio: il sapore di plastica, pulitele bene con un po' di acqua e bicarbonato, lasciatele asciugare bene, come queste tutte quante. Ci sono varie misure: 150, 250, 500. Beh, là abbiamo la bag da un litro e da due litri, che per ora non ci interessa. Ed è un prodotto fondamentale. Anche il bicchiere è utile. Il bicchiere è utile soprattutto in gara. Mamma può mia. Diventare anche un materiale. Torneranno le gare. Speriamo, guarda. Sì, potrebbe essere materiale obbligatorio, anche se queste incominciano già ad avere la boccuccia un po' larga, quindi potrebbero passare anche queste, però dai che tornano le gare, dai. Benissimo. Qui ci sono anche un po' di accessori di sicurezza: telo termico, cerotti, porta pettorale. Porta pettorale ne ho tre, perché poi non li trovo mai, quindi ne ho tre, tutti uguali, Decathlon, sono una figata. Enrico, facciamo un po' il conto della spesa. Quindi abbiamo detto scarpe, maglietta, pantalone, gilet e flask, per un totale di circa 165 euro, e siamo pronti per partire. Esattamente, quindi insomma con un prezzo abbordabilissimo abbiamo prodotti di qualità che secondo me durano. Io ho pantaloncini Decathlon che forse dovrei cambiarli, ma solo per dargli un po' il giro, ok? Però veramente ottimo. E per i saluti ci invertiamo di posto, dai, facciamo un po' cambio di scena, ok?
E vi salutiamo ringraziando Enrico per la sua disponibilità, Decathlon per averci dato la possibilità di venire in negozio a fare questo breve video per voi. Prodotti veramente belli. Voglio solamente far sottolineare Enrico quali sono i due valori, i due principi che Evadict persegue con i suoi prodotti. Quello di proteggere l'ambiente, la natura e condivisione di avventure, di sfide, come diciamo con Luca, attraverso i prodotti Evadict. Bellissimo, quindi natura e sfide. Enrico, io ho paura a chiedertelo. Vuoi venire sui colli con me una volta? Direi di sì. È fortissimo, ragazzi. Va bene, dai, mi alleno. Posticipo un po', così faccio un po' di chilometri. Grazie ancora, andiamo a berci Grazie un caffè. Te, Luca. Andiamo. Noi andiamo a berci un caffè. Ciao ragazzi, ciao.